Bilancio di TEB, la società che gestisce le tranvie elettriche bergamasche, sarà esaminato a breve nel consiglio di amministrazione della società. Ma intanto sembra che non ci siano 19 milioni di euro, fondi che il ministero delle finanze doveva versare alla società bergamasca. Sentiamo il presidente, enunziante consiglio. Sì, diciamo che nel conteggio finale di tutti i lavori. E dell'atteggiamento che comunque il, il Ministero dei Trasporti ha avuto nei confronti della TEB, manca l'appello circa 19 milioni di euro, che stiamo cercando di eh, ottimizzare come rapporti proprio con il Ministero e soprattutto con eh, il vice ministro Castelli di portare a casa il prima possibile, perché chiaramente abbiamo tutta una serie di eh, questioni in sospeso, come pagamenti e quant'altro. L'idea, però è quella di chiudere questa partita entro settembre-ottobre di quest'anno, la cosa un po' antipatica è che abbiamo dovuto. Fare Far ricorso per sopperire a carenze economiche di, che, di cassa, di liquidità a degli istituti bancari su cui abbiamo pagato un po' di interessi. Questa è l'unica cosa che ci secca un po', ma d'altronde eh, ho poi capito anche il perché sono stato messo lì come presidente, perché forse avevo una via preferenziale nei rapporti, diciamo, proprio con il Ministero dei Trasporti romano per gli utenti non ci saranno disagi quindi non, 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 gli utenti non si accorgeranno di questi problemi ma assolutamente no l'unica difficoltà che ci può essere è sulla questione dei tagli che sono arrivati sulla, sui trasporti a livello regionale quindi dei trasferimenti regionali però nulla a che vedere con questa eh, partita che è legata semplicemente a una difficoltà nel, nel farsi dare dei soldi che sono già a bilancio dello Stato questa è il, una cosa che poi all'utente eh, tocca marginalmente se non per una questione di immagine proprio di una società che è spettacolare, che ha un servizio altrettanto spettacolare.